Ma che cazzo vuoi? Oh, oh, oh! Pezzo di merda! Su? Faceva un messaggio proprio con le labbra. Abbiamo capito quale labbra. Sì, sì. Dopo andava su, giuro un'esperienza, mi ha massaggiato per mezz'ora e poi vabbè il resto te lo puoi anche immaginare, ma sembra di essere quella non amorosa, cioè. E 30 euro. Io prima volta che mi capita, se vuoi un consiglio, se non è un cazzo da fare stasera, merita. Fai bene anche il numero. Ci passerò. Sicuramente ci passerò se me l'hai consigliata. Oh, vedi, che... l'esperienza ce l'ho. Merita. No, oh, ma mi fido. Oh, che caldo che fa ancora. Sì, va, un caldo della Madonna. Settembre inoltrato. Ascolta, Paul, ma alla fine, Daniela, senti ancora? Vi vedete? Sì, ogni tanto ci sentiamo. Ma nulla di che. Vabbè, dai. Ma scusa, ma stasera cosa facciamo a sto punto? Io andrei da quella mignotta. Ma è Lollo che non si vede da un po' di tempo, o lo facciamo? Dobbiamo chiamarlo? Sì, proviamo a sentire anche lui se vuole venire. Dai, ci sta. Sento il rumore della macchina, mi sembra la sua, forse è arrivato. Sì, a lui sta arrivando un po' di corsa. Poi siete qua, meno male, l'ho cercato dappertutto. Sapete che c'è un cadavere sul lungaggine? Ma dove? A lungaggine, al ponte. Io ero andato lì a pescare, non sapete il solito posto, al ponte dove vado a pescare. Ecco, si pescava un cazzo, ho detto, già che mi sposto, no? Sono tornato indietro e sono proprio in cima a lungaggine, sulla strada. Ho visto qualcosa lì in mezzo, che sembrava, ma che cazzo è? Sembrava, poi mi sono avvicinato, mi sembrava uno sdraiato, ma che cazzo ci fa uno qua sdraiato? Poi mi sono avvicinato e veramente era tutto tagliato e così io ho preso, sono spaventato e me la sono menata. Ma l'hai visto bene? Ho visto bene. Ma lo conosciamo? No, mai visto. Pensi che tu quello che penso io? Non lo so, pensi che ci siano di mezzo delle sette ancora? Chi può dirlo? Il mare torna sempre. Che cosa conviene fare, ragazzi? Vado dalla polizia, me ne frego, sparisco, cosa faccio? Lo dici pure. No, io direi di andare a vedere noi. Questa storia non mi convince. Dite che c'è qualcosa sotto. Secondo me sì. Ti dice qualcosa? Sì. E allora noi andiamo, dai, andiamo e dopo decidiamo cosa fare. Dai, andiamo. Facciamo in fretta. Cazzo, dai, non pensavo di trovare un uomo.
così hai deciso di andartene. Sì, io credo sia la soluzione migliore. Mi manca troppo mio figlio, la mia casa, la mia terra, non puoi capire. Quindi fra di noi finisce così, dopo tutti questi anni. Io ti voglio bene, Paul. Te ne vorrò sempre, anche quando sarò lontana. Sarò sempre vicino a te, ti vorrò sempre bene, non dimenticarlo mai. Ragazzi, allora, cadaveri lì avanti. Se volete andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Ok ragazzi, meglio stare attenti. Buono. Guardatevi un po' attorno, Eccolo ragazzi, è questo qua. Eccolo ragazzi, vedete? Ma è veramente morto. È morto. Sono stati loro, riconosco lo stile. Siamo di nuovo di fronte a quello che ci era capitato l'anno scorso. Sono tornati, insomma. Sì. Allora ragazzi, che cosa vogliamo fare? Io direi una cosa, l'ultimo posto in cui stare è qua. Chiamare la polizia. Chiamiamo la polizia. No, torniamo da Vito e riflettiamoci sopra. Sì, sì, però intanto andiamoci via da qua. Va bene, andiamoci di fretta, via. Allora raga, cosa facciamo? Non ho idea. Là c'è un cadavere, non possiamo lasciarlo lì. Lo portiamo via, lì bisogna portarlo via. Cosa facciamo? Lo facciamo sparire noi? Chiamiamo la polizia, le forze dell'ordine? Cosa facciamo? O lo nascondiamo noi o dobbiamo chiamare la polizia? Cosa facciamo? L'anno scorso ce ne siamo occupati noi, io direi di occuparcene ancora. Ma adesso, considerato il famoso segno rosso, non è che ci conviene starne alla larga, prima che proprio, o proprio piantarlo lì. Non sappiamo cosa fare, ragazzi, perché se ci beccano poi rischiamo di essere coinvolti. Io vorrei evitare di essere coinvolto, perché ce la siamo già vista brutta l'anno scorso. Stiamone fuori. Sì, io direi di sì, che dovremmo starne fuori, o no? O ci pensiamo su un attimo, ragazzi, ci aggiorniamo più tardi, magari.
Perché o la facciamo tutti assieme, raga, questa storia, eh? Quindi, o lo facciamo sparire o lo denunciamo. Ci siamo dentro tutti e tre. Facciamoci una pensata, e dopo ci sentiamo stasera e vediamo. Lo so che è una storia di merda, ma questi sono tornati per noi. Per noi? Sì. Ma per noi? Sì. Quindi tu dici che non possiamo comunque restarne fuori? No. Verremo coinvolti comunque. Ehi, io dico che siete nella merda fino al collo. Tu che cazzo saresti? Ehi, calma con le parole. Vi ho già detto che siete nella merda fino al collo. Caso in giro l'arginet del Po e ho visto tre cazzoni e un cadavere. Mi chiedevo che collegamento ci fosse. Mi permetta, io e lei non ci conosciamo, però di sicuro se lei ha visto tre cazzoni mi sa che a questo punto eravamo in quattro cazzoni e un cadavere. Lei cosa ci faceva? Una passeggiata, giusto? Fate gli spiritosi. Ha ragione, guardi, siamo proprio tre spiritosi noi. Però se le posso dire una cosa, siamo degli spiritosi strani noi, sa? Perché siamo degli spiritosi, ma le battute non ci piacciono. Visto che la mettete così, ragazzi, sono un investigatore privato. Mettete giù quelle cazzo di pistole se non volete passare di voi seri. E che cosa vuole da noi il signor investigatore privato? Sono stato incaricato di seguire una persona che è scomparsa da casa qualche giorno fa. Ebbene, sull'argine del Po, visto che voi l'avete trovata qualche minuto prima di me, quella persona. Sì, è vero, l'abbiamo trovata noi. A dire il vero, l'ho trovata io, che ero là a pescare. E come l'ho visto, sono venuto qui, ho parlato con loro due per decidere cosa dovessimo fare con questo caso. Però noi non c'entriamo assolutamente niente. Sì, ma voi siete Polbotta, Lollo e Fido, se non vado errato. Esatto. Ecco, l'anno scorso voi siete stati coinvolti in una serie di omicidi, streghe, omicidi di questo tipo, o sbaglio? È vero che per quei fatti voi non siete stati indagati formalmente, però io so alcune cose su quei fatti. Siamo via di pistole, ragazzi. Va bene, ispettore. Quindi, cosa vuole che facciamo? Allora avete trovato un cadavere giù al Po, non sapete di chi è stato? È vero, abbiamo trovato un cadavere giù al Po, addirittura l'ho trovato io, l'ho pescare, mi sono fatto per spostarmi e mi sono trovato su questo cadavere, proprio in cima all'argine, su quella stradina che passa. Mi sono spaventato e sono venuto a chiamare i ragazzi per vedere cosa fare. E poi mentre ho incontrato loro, poi l'hanno incontrato anche questo ispettore, che adesso anche lui sembra che sia interessato alla situazione. Voi non sapete che c'è una leggenda da secoli che il 22 settembre c'è l'equinozio, il 22 settembre viene fuori lo spirito del Po e tutti chi frequenta quella zona lì, parecchi vengono ammazzati. Però per tanti millenni non possiamo ancora credere a storie di spiriti e fantasmi, questa è opera di qualcuno, non certo di uno spirito. Io, guarda, se mi posso permettere, ragazzi, noi ne sappiamo qualcosa. Qui ci deve essere qualcosa di vero sotto. Mi dispiace contraddirti, ma c'è qualcosa sotto di non razionale qua, sicuramente. Ragazzi,
è la verità, sono secoli che i vecchi lo dicono, che è la storia, ogni 22 settembre viene questo fantasma, detto, oh, se lo volete fermarlo, lo dovete fermare entro il tramonto, se no ogni anno si ricompare questo fantasma. Scusate, ma io devo andare, buona continuazione a trovare il fantasma. Arrivederci, vado al lavoro. Ok ragazzi, allora bisogna ritornare là sul posto perché io devo fare un sopralluogo per vedere se ci sono delle tracce impronte per capire se è stato ammazzato lì o se è stato portato lì. Ok, allora direi che è una buona idea che lui guarda le cose, lui guarda la scena dell'omicidio esattamente, se è lì, noi altri invece siccome sappiamo quello che sappiamo, ci conviene che ci spostiamo un po' e andiamo a vedere lungo il po', eh? Che tu dovresti ricordarti l'anno scorso dove eravamo finiti, ti ricordi dove eravamo andati? Sì. Allora idea di tornare là e cominciare da là. Dai, andiamo subito. Andiamo. Andiamo ragazzi. No, andiamo. Non è tanto quello che ho fatto stasera. Diciamo già come abbiamo fatto stasera, no? Forza ragazzi, dobbiamo fare in fretta, il tramonto sta arrivando. Andiamo. Guardate là, è lui! Aiuto! Aiuto! È lui, è lui! Andiamo ragazzi! Sta uccidendo qualcuno! Sta uccidendo qualcuno! Oh. È lui! È lui! È lui ragazzi! È lui! È lui. Andiamo a vedere di qua. Di qua è scappato, l'ho visto che è scappato di qua. Di qua. Dov'è che è andato? Di qua. Andiamo a vedere. Dovrebbe essere caduto qua. Ma il corpo non c'è. Qui c'è la maschera. E qui c'è la sua arma. Ma il corpo non c'è. Allora è sparito. Allora ragazzi, abbiamo trovato questo, il corpo non c'è. Allora avete dito. Aveva ragione Enrico. In che senso aveva ragione Enrico? Aveva ragione nel senso che il male c'è sempre stato, c'è tuttora e ci sarà sempre. Per cui l'anno prossimo, alla stessa data, ci sarà un altro male. Purtroppo. Mi appare sempre nei momenti più brutti della mia vita. Non mi
sembra che sia un posto così brutto questo. Ti ricordi mi ci portavi spesso? Appunto, ti ci portavo, invece adesso ci vengo da solo. Sono qui con te. Te l'avevo detto che sarei sempre rimasta con te. Ce lo siamo fatti sfuggire. Abbiamo perso tutto. Ho perso tutto nella vita, a cominciare da te. Tu non mi hai persa. Sono io che sono voluta andare via. Anche l'assassino è fuggito. Lo prenderai la prossima volta, ne sono certa. Già, è più facile che io prendo un serial killer o sgomini una setta di esaltati piuttosto che riuscire a riprendere una donna come te. Paul, ti prego, fammi una promessa. Tu sei una persona eccezionale, non devi cambiare per nessuno al mondo, per nessuna donna al mondo. Non cambiare mai. Così te ne vai ancora via. Ricorda quello che ti ho detto quel giorno. Io sarò sempre con te. Sempre. Pronto? Pronto? Paul, sei tu? Sono Giovanna, Giovanna di Rovigo. Ah, Giovanna, ciao, quanto tempo. Allora, come stai? Non troppo bene. Cosa? Come, scusa? Chi è che è tornato? Sono tornati, Paul. Quelli della setta del Delta. Ho paura, Paul. Hanno ripreso ad uccidere. Ho molta paura.